Lo slogan Il grande cuore di Artonie era stato coniato per sostenere Danilo e Simone, i due gemelli di Piazza di Artonie colpiti da una malattia rara. Ma ora continua sulle gambe di tanti volontari appartenenti alle associazioni del paese, tra cui spiccano gli amici di Artonie, che ogni giorno dell'anno si prendono cura delle persone fragili, delle famiglie in difficoltà e dei bisogni della comunità segnalati dai servizi sociali del comune. Le famiglie sostenute variano, sostanzialmente arriviamo a una ventina di famiglie che sul territorio di Artonia hanno delle svariate esigenze anche economiche e anche sociali, per cui si amplifica appunto la solidarietà sia in tema economico che in tema sociale. Avete fatto una bella iniziativa, dai mercatini di Natale, cosa avete fatto? E abbiamo donato alla famiglia Serena e ai mercatini di Natale, abbiamo raccolto dei giochi che ha portato la scuola e li abbiamo venduti qua. Sì. Sei contenta di portare la fascia da sindaco? I tuoi amici cosa dicono? Dicono brava. Vorrei ringraziare i volontari della Protezione Civile, che sono anche volontari dell'Associazione Amici di Artonia, che ci stanno sostenendo da sempre. E vorrei ringraziare soprattutto la Paola e la mamma, che sono le proprietarie dello stabile dove è sito il progetto Famiglia Serena, perché noi siamo loro ospiti, e non paghiamo nulla, totalmente a carico delle signore. Come presidente di Commissione Socioassistenziale vorrei ricordare che questo è il mese di ottobre, quindi il mese per la prevenzione del tumore al seno. A questo proposito abbiamo pensato un gesto carino, consegneremo alle attività commerciali presenti sul territorio questa composizione per sensibilizzare la prevenzione del tumore al seno. Anch'io vorrei ringraziare innanzitutto gli alpini e il suo capogruppo di Artonia e poi tutta la Protezione Civile perché ci ha dato una mano, oltre che a distribuire i pasti, anche per quanto riguarda le mascherine e tutte le volte che ci servivano. Diciamo che quest'anno è stato un anno particolarmente impegnativo e quindi devo veramente ringraziare tutti i volontari, tutte le persone che si sono date da fare per portare avanti sia il progetto, ma veramente l'associazione e tutta la comunità del comune di Artonie ha fatto rete e si è stretta forte alle persone che avevano veramente dei bisogni forti e siamo andati avanti nonostante le difficoltà. Siamo riusciti ad aprire di nuovo il progetto Famiglia Serena da circa un paio di mesi con tutte le precauzioni Covid del caso e sicuramente ci sarà ancora tanto da fare. Gli interventi effettuati con ulteriore impegno durante il lockdown hanno portato il volontariato di Artonia a stringere ancora di più i legami di collaborazione, dando al paese e alle sue frazioni un senso vero di appartenenza e la certezza che nessuno viene lasciato solo.